I video sul GDPR si dividono in due grosse categorie. La prima sono i video da pochi minuti in cui fondamentalmente viene detto: bene, il GDPR regola l'utilizzo dei tuoi dati, ciao. La seconda categoria invece sono video lunghissimi, ore e ore di Filippi che in legalese che si fa veramente fatica a comprendere. La sfida di oggi è proprio questa: in 15 minuti riuscire a dare un quadro abbastanza esaustivo e completo di quello che è il GDPR. Quindi pronti? Partiamo. 3, 2, 1. Partiamo dalle basi. GDPR sta per Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. E lo so, la sigla non è esattamente uguale, ma perché GDPR ovviamente è la versione inglese. Diventato pienamente operativo il 25 di maggio del 2018, il GDPR è una normativa europea che regolamenta il trattamento dei dati personali, quindi non fa altro che dire alle aziende di tutto il mondo come i nostri dati debbano essere accettati, archiviati e utilizzati. Quando dico nostri, ovviamente sto parlando di tutti coloro che risiedono nella comunità europea. Quali sono i dati personali di cui parla il GDPR? Praticamente qualunque dato che ci riguardi: il nome, il cognome, l'email, il numero di telefono, dove e quando siamo nati, il nostro orientamento politico, il nostro orientamento religioso, fino ad arrivare addirittura alle foto delle nostre vacanze. Il punto fondamentale, ed è la domanda vera, è: ma come? Anche le foto delle nostre vacanze? Sì, perché i singoli dati presi come elementi separati non danno troppe informazioni, ma unendoli tutti quanti insieme possiamo comporre quella che è la nostra immagine digitale, e sulla base di quello poi possiamo avere un tracciamento dei nostri dati che ci permette di avere magari una pubblicità più mirata su quello che stiamo cercando, o anche semplicemente migliorare l'esperienza delle nostre navigazioni sui siti internet o comunque all'interno del web. Un esempio molto divertente di come questa cosa sia molto reale, cioè tutti quanti i pezzettini che lasciamo in giro compongano la nostra immagine digitale, è Dave, un video che probabilmente avrete visto, con questo santone che riesce a intuire il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro, ma in realtà non è un santone, è semplicemente un bravo attore con un auricolare e una squadra di hacker alle sue spalle che gli dà tutte quante le informazioni basandosi sulla persona che è entrata e i feedback di quella persona. Quindi il punto fondamentale diventa: dobbiamo assolutamente fare in modo di dire a chi raccoglie i nostri dati che utilizzo ne deve fare e come deve conservarli. In che modo questi dati vengono tutelati? Il primo metodo è una raccolta autorizzata dei dati. Sì, io posso lasciare i miei dati in giro, ma c'è bisogno di un'esplicita autorizzazione affinché questi dati vengano utilizzati. Un utilizzo dei dati coerente con lo scopo di raccolta. Quindi, se io compilo un form di un e-commerce per sapere quanto costa una maglietta e inizio a ricevere una newsletter del Circolo del Cucito, probabilmente i miei dati non sono stati utilizzati nel modo corretto, non sono stati utilizzati per lo scopo per cui erano stati dati, cioè ricevere le informazioni sulla maglietta, ma sono stati dati ad altre parti che non avevano assolutamente il diritto di utilizzarli. Le aziende sono obbligate ad informarmi su una violazione dei dati, quindi nel momento in cui si verifica un data breach, che è una parola inglese che altro non vuol dire che una violazione di sicurezza dei dati, quindi i miei dati non sono più in un luogo sicuro ma sono liberamente disponibili a disposizione di chiunque voglia usufruirne, l'azienda è obbligata ad informarmi di questo avvenimento. Un altro diritto fondamentale che è stato aggiunto con la normativa del GDPR è il diritto all'oblio. Quindi io come utente ho il diritto e la possibilità quindi di chiedere all'azienda che ha raccolto i miei dati di rimuoverli completamente dai suoi sistemi affinché non vengano mai più utilizzati per gli scopi per cui erano stati lasciati. Ha inoltre il diritto di sapere quali dati, come vengono trattati, modificarli e appunto eliminarli senza alcun costo aggiuntivo. Che cosa succede a un'azienda se non segue le direttive dettate dal GDPR? Beh, fondamentalmente quello che succede a chiunque non segue la legge: una multa.
In questo caso parliamo di multe davvero salate, perché possono raggiungere anche i 20 milioni di euro o il 4% del fatturato annuo dell'azienda. Qualche esempio. Per darvi qualche idea, WhatsApp è stato multato per 225 milioni di euro perché nelle sue informative non ha esplicitato il passaggio di dati tra il programma di messaggistica più conosciuto al mondo e Facebook. Un altro esempio, Google è stata ugualmente multata per 57 milioni di dollari perché sui propri telefoni col sistema operativo Android non esplicitava in modo troppo chiaro come venissero utilizzati i dati. Da questo possiamo ricavare il fatto che se anche questi big nel mondo dell'informatica sono stati colpiti dal martello del GDPR, beh, magari è il caso che tutti si adeguino e tutti siano pronti a gestire correttamente questa normativa. Come ci si adegua quindi al GDPR? In termini pratici, il primo errore che dovete evitare assolutamente è quello di improvvisarvi legali. Non ci si improvvisa in questo settore. Ci sono persone, ci sono aziende specializzate, professioniste, che hanno dei titoli in merito a questa tipologia di lavoro e dovete affidarvi a loro, perché come dicevo il rischio è di non farlo correttamente e incappare in multe decisamente salate. Quindi non improvvisiamoci, soprattutto prestiamo molta attenzione, perché il mondo cartaceo, il mondo reale, è molto diverso dal mondo web, quindi una soluzione che si può applicare in una circostanza probabilmente non si potrà applicare, o almeno non con gli stessi identici parametri, nell'altra. Quindi scegliamo anche lo specialista in base al tipo di settore in cui dovremo andare a lavorare. In ogni caso, qualche piccola dritta generale possiamo darla senza rischiare di cadere nel grossolano, ma ribadisco ancora una volta, appoggiatevi a degli specialisti. Il primo punto è sempre lo stesso, facciamo un'analisi della situazione. In primo luogo dobbiamo capire se rientriamo o non rientriamo in quelle aziende che dovranno seguire le normative GDPR. Quasi sicuramente sì, è praticamente certo, quindi le informazioni che dobbiamo acquisire in realtà sono molto semplici. Dobbiamo sapere se trattiamo dei dati personali dei nostri clienti, quali sono i dati che trattiamo, se gli chiediamo il consenso, come li archiviamo, come li utilizziamo, e una volta che avremo tutto questo pacchetto di informazioni potremo passare alla fase successiva. Dobbiamo definire i ruoli all'interno della nostra azienda. Sicuramente avrete sentito parlare del DPO, questa figura che è il responsabile del trattamento dei dati, ovvero la persona che si occupa di verificare che all'interno dell'azienda il codice del GDPR sia applicato correttamente. Vi preannuncio che questa figura non è indispensabile in tutte quante le situazioni, il più delle volte basteranno altre due figure, altrettanto importanti, che sono il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati solitamente è il titolare dell'azienda ed è la persona che quindi si occupa di decidere i dati che verranno acquisiti, come verranno trattati e come verranno archiviati. Il responsabile del trattamento dei dati è una persona solitamente esterna all'azienda che però avrà comunque a che fare con i dati personali raccolti da questa azienda stessa. Un esempio molto banale: io sono il titolare dei dati, l'azienda che si occupa di fare le buste paga per i miei dipendenti è il responsabile del trattamento dei dati. Migliorare la struttura e le misure di sicurezza. Abbiamo un elenco di informazioni, il perché e il per come, abbiamo dei ruoli definiti in azienda, a questo punto dobbiamo migliorare il più possibile la fase di trattamento e di archiviazione dei dati. Come? Fondamentalmente in due modi. Il primo è una limitazione degli accessi che quindi permetterà solo alle persone autorizzate di accedere ai dati che abbiamo archiviato. Il secondo è ridurre il rischio della perdita di dati. Quando parlo di misure di sicurezza dei dati, in realtà vanno valutate di caso in caso e di azienda in azienda. Non sempre c'è bisogno di soluzioni estremamente complesse, quindi criptaggio dei dati e quant'altro. Alle volte basta semplicemente mettere un certificato SSL sul nostro sito internet, eseguire dei backup regolari e impostare un cambio di password che sia strutturato nel tempo. Già questo è più che sufficiente. Ovviamente non lasciamo però un post-it con le nostre password appiccicate al monitor, perché sennò tutto quello che abbiamo fatto di bene andrà perso. L'informativa sulla privacy. Abbiamo detto che uno dei diritti fondamentali del consumatore è di sapere tutto ciò che riguarda i suoi dati. Bene, questo lo troviamo scritto all'interno dell'informativa della privacy. Nell'informativa troveremo informazioni su
quali dati vengono archiviati, da chi vengono utilizzati, con quale scopo e tutti quanti i contatti chiari ed espliciti per richiederne la modifica o la cancellazione. Un altro documento molto importante è il registro delle attività di trattamento. Questo registro serve per l'appunto a registrare tutto ciò che l'azienda fa in termini di trattamento dei dati, l'acquisizione, l'utilizzo, la rimozione, la modifica. So che potete aver sentito che le aziende sotto i 250 dipendenti non hanno bisogno di questo registro, ma va fatta una precisazione. Le aziende con meno di 250 dipendenti che trattano i dati occasionalmente. Se avete almeno un dipendente oppure avete un servizio di newsletter, non è già più occasionale. Infine, ultimo punto, la gestione del data breach. Certo, noi ci siamo impegnati, abbiamo fatto quanto più possibile per limitare i danni che possono accadere in queste situazioni, quindi limitare gli accessi, eseguire dei backup, fare in modo che i nostri dati siano protetti, ma c'è sempre un possibile rischio. E quindi, in queste situazioni, le operazioni da fare sono fondamentalmente due. La prima è comunicare entro 72 ore al garante della privacy che c'è stato un data breach, che c'è stata una violazione di sicurezza e quindi i dati non sono più al sicuro. Il secondo è chiaramente fare di tutto per ripristinare quanto prima possibile il servizio tramite i backup e quanto è stato messo in moto per riuscire a tutelare i nostri dati. Tutto quello di cui ho parlato fino adesso riguarda la raccolta dati di un'azienda, ma sappiamo che lo strumento chiave per la raccolta dati di un'azienda in questi tempi è uno e uno solo, il sito web. E quindi abbiamo bisogno di specifiche legate proprio al sito web. Anche in questo caso il primo consiglio resta esattamente lo stesso. Non improvvisatevi. Cercate gente competente e preparata che sappia fare quello che serve per rendere adeguato il vostro sito per la normativa GDPR. Non solo, fate molta attenzione, perché una persona con competenze GDPR potrebbe non essere una persona con competenze GDPR adatta a ottimizzare il vostro sito internet. Perché, come dicevo prima, la realtà cartacea è molto differente dalla realtà del web. Ai fini pratici, che cosa dobbiamo fare? In primo luogo, inserire un'informativa privacy e una cookie policy all'interno del nostro sito. La prima, ne abbiamo già parlato, è un'informativa che dà all'utente tutte le informazioni su come vengono trattati e archiviati i suoi dati, ma deve essere ottimizzata per ciò che riguarda il sito internet. La seconda, la cookie policy, si occupa di dire all'utente quali dati vengono utilizzati da moduli di terze parti, quindi altri elementi che sono al di fuori del nostro controllo, al di fuori della nostra azienda, e li informa su quali sono e quindi come contattarli per eventualmente evitare che questi tracciamenti avvengano. Un esempio banale che tutti quanti potremmo conoscere è Google Analytics, lo strumento di Google più famoso per l'analisi dei dati statistici legati ai siti internet. Dobbiamo inserire un banner all'accesso del sito che ci informi non solo che sono presenti dei cookie all'interno del sito e che quindi possiamo accettare o rifiutarli, ma dobbiamo essere in grado di scegliere quali cookie accettare e quali rifiutare. Sotto ogni form, sotto ogni modulo di contatto, dovrà essere inserita l'informativa sulla privacy, che dovrà essere letta dall'utente, e dei check che ci permettano di dire se siamo d'accordo a dare il consenso, quindi per il trattamento dei nostri dati, e non solo, se dobbiamo usare i dati per qualcosa che non sia esplicitamente la risposta a quella richiesta, altri check che serviranno per, ad esempio, archiviare la nostra email per un servizio di newsletter. E cosa molto importante, questi check devono essere vuoti, deve essere l'utente a compiere quella che si chiama un'azione proattiva e quindi dovrà essere lui a premere il pulsante e attivare il check. Infine, dobbiamo salvare i dati del nostro utente in maniera sicura e limitata negli accessi. Non solo, oltre ai dati, dovremo salvare tutte le informazioni che ci serviranno nel caso in cui l'utente un giorno venga a chiederci: ma voi come avete avuto accesso a questi dati? Quindi dobbiamo salvare tutto quanto: il modulo, l'orario, la pagina, i dati, tutte le informazioni possibili. Solitamente ci si appoggia a servizi che gestiscono tutto quanto, come ad esempio Ubenda.
Si tratta di servizi che risolvono il problema a 360 gradi con una semplice configurazione iniziale. La configurazione va comunque fatta con competenza e conoscenza, magari dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista tecnico. E va fatta l'implementazione all'interno del sito dal punto di vista tecnico, ma il risultato finale è che si ha un'informativa della privacy, una cookie policy e un sistema di archiviazioni dati, nonché il banner, pronti all'uso, non solo sono correttamente formulati in base alla normativa vigente e verranno adeguati nel corso del tempo grazie al servizio che viene offerto da queste agenzie. E abbiamo finito, addirittura con qualche secondo di vantaggio, quindi niente male. Spero che questo video sia riuscito a darvi tutte le informazioni di cui avevate bisogno in merito all'argomento GDPR. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividetelo. Ci vediamo settimana prossima, sempre al martedì, sempre alle 2:30, con un nuovo contenuto.